Presidente. Sono Meli Curutta, attivista intersex e componente del neonato gruppo giovani di Intersezioni. Oggi sono qui per ribadire quanto la legge Zan sia necessaria, ma anche per ricordarvi che non è il punto di arrivo, bensì solo il punto di partenza. Come dicevo, sono intersex, ovvero una persona con delle variazioni naturali nelle caratteristiche di sesso, che fanno in modo che abbia un corpo che non rientra nelle tipiche nozioni binarie dei corpi considerati di sesso femminile o maschile. Oggi sono qui per ribadire che noi persone intersex siamo perennemente invisibilizzate, non solo socialmente e giuridicamente, ma purtroppo anche nella legge Zan, nonostante nella sigla LGBTQIA+ ci sia una I che sta appunto per intersex. Oggi sono qui per ribadire che la legge Zan deve essere approvata e accompagnata da ulteriori leggi che proteggano noi persone intersex. L'interfobia esiste e distrugge le nostre vite. Oggi sono qui per ribadire che è necessario rendere illegale la chirurgia precoce non vitale che subiscono i bambini intersex con genitali atipici. I loro genitali sani vengono mutilati ed operati chirurgicamente solamente perché non conforme al binarismo di genere imposto dalla nostra società e cultura, che non riesce a vedere la bellezza che la natura ci offre. Oggi sono qui per ribadire che sono necessarie delle leggi che tutelano anche gli adolescenti e l'adulto intersex, che vengono continuamente spronate a medicalizzarsi per fini estetici e culturali, senza poter dare un consenso informato e mettendo a repentaglio la loro salute. Oggi sono qui per ribadire che è vergognoso qua all'ospedale Sant'Anna di Como, e purtroppo non solo, continuare a ricevere delle diagnosi e terapie farmacologiche sbagliate, siccome i medici non sono adeguatamente informati sulle condizioni intersex, che vengono ancora definite dei disordini o addirittura disturbi dello sviluppo sessuale. Care persone queer, noi intersex per l'ennesima volta siamo qui a manifestare per i vostri diritti. Quando sarete voi al nostro fianco per il nostro diritto a vivere? Noi intersex siamo stufe di venire invisibilizzate, non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche in quegli ambienti che dovrebbero essere informati sulle condizioni intersex, sicuri ed inclusivi. Noi intersex ci rifiutiamo di essere invisibili.